Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, andiamo a continuare la ricarica del nostro pacco batterie per scooter elettrico. E allora, io in questo momento ho finito di ricaricare il settore 2, ora devo avviare il settore 3. Allora, il settore 3 come lo ricarico? E allora, lo ricarico andando a cablare questa parte, ok, con questa parte, polo negativo, polo positivo sopra, ok, perfetto, andiamo a dare corrente. E in questo momento, come vedi, stiamo andando a ricaricare le celle. Tenendo presente che sono celle da 2008, e poi vado a ricaricare quest'altra parte e vado a scendere fino all'ultima. Questo è già a 3 volt, questo è già a 3 volt. Per ora andiamo avanti senza nessun problema. E per quanto riguarda l'uso di questi pacchi batterie, allora è normale che, attenzione ragazzi, occhio a ciò che sto dicendo. Io non vi sto dicendo di prendere i pacchi batterie al litio che trovate nelle vostre bici, scooter, monopattini, skate, eccetera, eccetera, smontarli e fare questo procedimento. Non lo fate. Io non me ne assumo responsabilità, ovviamente, né voi lo dovete fare se non siete in grado di farlo. Perché? Perché parliamo di litio, parliamo di celle litio. Le celle litio sono componentistiche elettriche, elettroniche molto molto delicate, instabili, possono fare scintille, possono esplodere, possono fare una sorta anche di incendio. Per questo consiglio, se proprio dovete, volete cimentarvi in queste, diciamo, lavorazioni, in queste, diciamo, hobbistica, di prestare molta attenzione, farvi, diciamo, una postazione dedicata, isolata quanto più possibile. Utilizzate sempre fusibili, salvavita, magari una telecamera che punta la zona quando non ci siete, estintori e tanto tanto altro, acqua sempre abbondante, sempre vicina, perché è l'unico modo per spegnere un incendio dato dal litio, ragazzi, è l'acqua. Però non spegni l'incendio con il con un incendio al litio. Che cosa fai? Raffreddi la zona, raffreddando la zona, e allora sì, andrai, diciamo, piano piano a far scimare l'incendio. Però per estinguere un incendio da lidio ci vuole tanto tanto tanto. Perciò occhio, come anche voi, anche io. E dico, ho una sorta anch'io di paura, di FIFA, di dico ogni volta che smonto, rimonto dei pacchi batterie, attenzione, perché? Perché in questi anni tante volte mi è capitato un cortocircuito inaspettato, mi è capitato una cella che si surriscaldava da un momento all'altro, me la ritrovavo nelle mani calda e non sapevo come fare, me ne sono capitate a bizzeffe. Provo a fare questo, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, Attenzione. Allora, la batteria sta sempre a 5 A, sempre con 17 W di assorbimento in questo momento. Niente, ragazzi, farò gli altri video man mano e vi farò vedere se riesco sempre come questo pacco batteria alla fine di tutto verrà ricaricato. Volevo fare una parentesi e allora.
I pacchi batterie in commercio possono montare sia celle litio 18650 che 21700 che 26650, che sono sempre, diciamo, quelli cilindrici. Cambiano le dimensioni, l'altezza, la larghezza, eccetera, eccetera. Però ci sono anche quelle, diciamo, slim, che sono quella sorta di cella, questa qui. Sono queste, come vedi, slim, sottili, queste sono sempre litio. Ovviamente non così piccole, ma a sacchetto, ma più grandi. Le prime bici, le prime, diciamo, mezzi elettrici in vendita qualche anno fa, un 90% montavano quelle batterie. Perciò se tu oggi ti ritrovi quelle batterie nel pacco batterie, devi valutare di sostituire quelle con 18650 o 21700 o qualche altro modello, però le migliori, diciamo, per spazio sono ingombri, peso, amperore, eccetera, eccetera, sono o 21700 o 18650. Detto questo, è normale che nella teoria quelle hanno un ingombro a sacchetto, le batterie, le celle a sacchetto hanno un ingombro più piccolo, perciò non so se riuscite a mantenere, diciamo, il contenitore originale andando a fare un pacco batterie con le 18650, perché già l'altezza, diciamo, è obbligatoria 65. Perciò, se il vostro pacco batterie permette di andare a customizzare una sorta di pacco come questo, potete farlo e lo entrate dentro il contenitore in alluminio, per esempio, o in plastica rigida che già avete. Però se il vostro pacco batterie originale che monta le celle, queste a borsettina, a sacchettino, è molto sottile, molto fine, ragazzi, non so, fatevi voi i calcoli e vedete cosa vi entra là dentro, quante celle vi entrano. Perché se ve ne entrano poche vuol dire che o non arrivate alla tensione massima e che dovreste arrivare o non arrivate a una capacità abbastanza da poter fare quel chilometraggio. Perciò un'alternativa a riutilizzare il contenitore quando non è possibile è costruire un nuovo contenitore o ancora acquistare un contenitore diciamo nuovo, ex novo, più grande che possa contenere più celle, perciò un pacco batterie più grande a celle 18650 o 21700. Niente ragazzi, per questo video è tutto, qui continuo a caricare, lo lasciamo e poi andiamo a passare a tutti gli altri. Ne abbiamo di tempo. Ciao ragazzi, al prossimo video.